Salve a tutti, miticissimi, bentornati in compagnia di Guerzo 86 e come potete vedere già dallo sfondo siamo in una nuova location. Quindi questo è il primo video nella nuova casa, a casa mia finalmente, e siamo in compagnia di Galaxy S4. In questo video di oggi andremo a fare un piccolo approccio per quanto riguarda l'interfaccia hardware e andiamo a fare un attimino, leggermente le prime considerazioni. Successivamente arriveranno altri video, altri focus riguardanti navigazione, riguardanti la multimedialità di questo telefono e andremo anche a confrontarlo con il nostro grande, ancora sottolineo grande, Nexus 4. Partiamo subito con l'interfaccia hardware di questo S4. S4 presenta il solito policarbonato che ormai si è contraddistinto con l'S3. Viene riportato anche in questo nuovo S4, S4 che ci viene offerto dal nostro sponsor in collaborazione con il mio canale, che è ovviamente Techmania, che ci offre in comodato d'uso per questi test, questo splendido device. E devo dire che l'interfaccia hardware, soprattutto il form factor di questo S4, mi piace notevolmente tantissimo. S4 fa parte della categoria con display in Full HD, quindi parliamo di una risoluzione altissima di 1920, come ho detto prima, Full HD è un policarbonato alias plastica che ci sono i suoi pro e contro, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, c'è chi preferisce il metallo e i materiali più nobili, leggermente più pregiati, e c'è chi è molto amante di questi materiali, visto che si può cambiare la backcover tranquillamente, si graffia. Forse anche meno rispetto agli altri device, ma comunque questi sono i vostri gusti personali. La batteria che troviamo all'interno di S4 è una 2600 mAh, vi garantirà un'autonomia che mi ha soddisfatto. Sono riuscito sempre e comunque ad arrivare a sera anche con uso intenso, quindi una batteria che devo dire è promossa. Abbiamo anche l'espansione della micro SD fino a 64 GB. In memoria interna abbiamo 16 GB di memoria, quindi ce n'è davvero a bizzeffe per questo S4. Poi, avendo chiaramente batteria rimovibile e micro SD espandibile, devo dire che è un punto a suo favore. All'interno troviamo Android 4.2.2 Jelly Bean, con la nuova interfaccia grafica di Samsung, i nuovi toggle, ma quello li andremo a vedere successivamente. E troviamo un processore che è della Qualcomm, lo Snapdragon 600 da 1,9 GHz, quindi tanta tanta potenza all'interno dello smartphone. Subito non vi dico le mie impressioni sulla potenza di questo processore, perché vi voglio far vedere dopo alcune cosine nei video successivi. Andiamo a rimontare ovviamente il tutto. Troviamo nel retro, una fotocamera da ben 13 megapixel, fotocamera che scatta foto davvero in qualità ottima. Devo dire che il lavoro a parte di Samsung è stato davvero importante. Si vedono i 13 megapixel, si notano tantissimo, soprattutto nelle foto in scarsa condizione di luminosità. E gira anche video in Full HD a 30 frame per secondo. Nel fronte abbiamo il LED di notifica, abbiamo anche la fotocamera frontale che è da 2 megapixel, abbiamo il classico tasto Home di Samsung e abbiamo i due tasti soft touch qui a sinistra e a destra per menu e tasto back. Nella parte destra troviamo il tasto dell'accensione, nella parte sinistra troviamo il bilanciere del volume up e down. Parte superiore con il jack da 3,5 mm, parte inferiore con l'adattatore per la micro USB e per la ricarica. Ma cari amici, bando alle ciance, andiamo ad accendere questo Samsung Galaxy S4. Il display è sicuramente una delle parti fondamentali di questo smartphone. Vi dico subito che il form factor, soprattutto quando andremo a tenere in mano questo S4, è davvero incredibile. Mi piace davvero tanto perché Samsung su questo 5 pollici di schermo ha fatto davvero un lavoro molto molto egregio e ve lo confronto anche con il Nexus 4, così almeno da avere subito un paragone tra questi due smartphone.
come potete vedere sono un 4,7 pollici contro un 5 pollici. L'interfaccia di base è la famosa TouchWiz, quindi non troverete niente di strano per chi proviene già da S3. L'interfaccia è chiaramente la medesima con tutte le sue applicazioni. Il device è stato acceso in questo momento. Adesso non ho la SIM all'interno, ma questo ce ne può fregare veramente il giusto. Poi andremo a vedere chiaramente i vari focus per la navigazione e tutto il resto. Anzi, non so come fa a scaricare le mail se non ho né il wifi attivo né la connessione, beh, sarà un email in cache. Comunque, l'interfaccia di base, dicevo, è la famosa TouchWiz con tutti i suoi pro, tutti i suoi contro. Poi vedremo anche con un lancio in alternativo come andrà questo S4. E, devo dire che non mi voglio subito sbilanciare perché ancora lo voglio utilizzare un pochino meglio. Vi dico subito che S4 uscita dalla confezione ha tutti i famosi delay, i famosi ritardi che vedevo all'interno delle recensioni sono venuti fuori. Principalmente secondo me sono venuti fuori per uno sviluppo di questa versione di Android 4.2.2 non ben ottimizzata da parte di Samsung. Ha messo delle animazioni con un ritardo di apertura notevole da 1.5 per la velocità. Grazie anche al mitico Luca Viscardi sono riuscito a vedere una sua video recensione e sono venuto a capire che attraverso le opzioni dello sviluppatore, quindi debug, andando a disattivare tutte le animazioni, quindi come potete vedere di default la scala di animazione degli S4 è a 1.5x, 1x è quella di Note 2, e andando a disattivare tutte queste animazioni il telefono reagisce un attimino meglio, però come vedete già quando andiamo ad attivare il telefono, adesso è un pochino più veloce, se lo metto a 1.5x diventa molto lento all'apertura. Si parla di secondi, per carità, però qui siamo di fronte a un quad core a 1,9 GHz, un terminale da 699 € e io, come voi, pretendo ovviamente il top se non il meglio in commercio. Questo, raga, era un primo approccio a questo S4. Avete visto un po' l'interfaccia, avete visto un po' le caratteristiche hardware e vi potete già rendere conto cosa andremo ad affrontare nelle prossime recensioni. Abbiamo detto che già dal prossimo video andremo a vedere l'interfaccia web, quindi la navigazione, andremo a vedere anche un po' le impostazioni che in questo S4 sono davvero tantissime, sono state divise a tiles, come potete vedere sono davvero tantissime. Quindi abbiamo tanta carne al fuoco da affrontare insieme e nella prossima video recensione andremo a vedere un po' il tutto per quanto riguarda questo S4. Sì, per ora è veramente tutto, anche perché non avendo qui il wifi a casa, devo uploadare il video un po' alla meno peggio, quindi troverò un appiglio in qualche wifi, insomma mi sto arrangiando veramente fino a fine mese sono out in quasi tutto per trasloco, sono a casa nuova, quindi abbiate un pochino pietà di me, mi sono fatto veramente un bel mazzo. Comunque, ci sentiamo ovviamente nei prossimi video con S4, grazie a Techmania per avercelo mandato in prova per 15 giorni e vedremo di sfruttarlo a meglio in questo periodo. Per oggi è tutto, raga, un saluto a tutti, un abbraccio da Guerzo86 e ancora grazie mille a tutti, siamo arrivati a ben 8.000 e passa iscritti qui su YouTube. Quindi grazie davvero di cuore, un saluto da Guerzo86.